Da P97 è tutto. Tu fai così di solito, no? Sì. È troppo lontano. Bene, adesso possiamo smettere. No. Amore, non l'hai fatto così di merda. Ma chiediti un po'. Ok, mi avvicino. Lo fai tu allora? Sì, così dopo chiudiamo e basta. Ok. No, dopo dobbiamo fare anche, se ci siamo divertiti o no, dobbiamo fare il ritorno anche. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in compagnia questa volta, per la prima volta sul canale, con mia amorosa Roberta, che vi saluta. Ciao. Cosa siamo a fare quest'oggi e cosa stiamo facendo in macchina? Siamo, dato che comunque riuscite a intravedere il paesaggio fuori, stiamo andando a fare una bella giornata, una bella mattinata, anzi, di Bob. Dove stiamo andando? Adesso siamo nei pressi di Asiago e precisamente stiamo andando a Campomulo. A Campomulo ci sono degli impianti dove puoi correre allegramente e divertirti con il tuo Bob oppure ciambellone. Ho visto che ci sono anche degli itinerari apposta per fare sci di fondo e divertirsi e fare qualche chilometro in compagnia. Quindi non ci resta far altro che arrivare sul punto. Vi farò vedere degli spezzoni dove io e mia amorosa faremo qualche caduta sicuramente, ci divertiremo, rideremo e andremo addosso a persone, non lo so, vedremo, speriamo di no. Adesso lo scopriremo. Allora, per il momento da Vette 97 è tutto. Ma facciamo questa? Sì, ma devo spiegare come qua devo fare. Appena detto. Se cado giù? Se cadi giù? Non c'è niente? Ma è un'altra corsia? Eh? Sì, è un'altra corsia? L'ho visto! Mi stavo prendendo fiducia, mi hai fatto fare questo e sono di nuovo crollato. Ma va, dai, era difficile? Perché è stretta? Dopo che adesso non è che andiamo a prenderci la ciambella. La ciambella non devo guidarla. Giusto? Giusto. Sì. Aspetta, io devo mi aggrappo. Sono a parte. Così va bene? Sì. Dove? No, dove devo fare? No, posso fare così, ti raccoglio. Vabbè. Oddio! Oh, ma ci da lì! Oddio, morì! Questo era bello insieme, tu vai più veloce. È la GoPro quella, sì. È un action cam, non è proprio la GoPro, però. No, quando si accende non capiamo perché, volevo che ci avevi esperienza. Circa. Prima andava, se no. Non è che si scarica la batteria? No, basta la tua presenza. A posto, è ora. Di niente. Grazie. Eh? Sì, sì, lo vedo. Sì, ma non stai andare troppo avanti, sennò dove facciamo? Se arriviamo a piedi? Ora, forse vogliamo partire prima loro. Via. Sì. Ciao. No.
eccoci qua. Abbiamo finito di divertirci e di distruggerci andando addosso a neve o a paletti, come abbiamo visto fare a molte persone e come ha fatto anche un po' di volte anche la Roby. Io il paletto, peccato. Il paletto? Sì. Ok, hai beccato solo un paletto, solo un piccolo paletto, perché ti stava proprio sulle palle quel paletto e hai detto adesso era lo becco. Era la prima volta, bisogna sottolineare. Era la prima volta, è vero, infatti lo vedrete perché lo capirete al volo che era la prima volta per lei. E cosa stiamo facendo adesso? Adesso io conosco un posticino che mi piace molto e si chiama Ristorante Mirella. Poi vedremo se magari fare una passeggiatina in centro di Asiago oppure tornare a casa. Come avete potuto notare c'erano diverse piste. C'era la pista Bevi, dove te la facevi tranquillamente a piedi per i bambini piccoli appena nati. Oppure ci sono varie piste dove puoi andare con il Bob oppure con la ciambella. Devo dire che quelle che mi sono piaciute di più sono la pista Kamikaze con il Bob e poi anche la pista, quella che abbiamo fatto assieme io e lei, con il curvone, per farci capire. Casomai vi lascio una foto qui in grande delle varie piste che ci sono da fare. Il costo totale è di 15 euro mattiniero, se invece si vuole fare giornaliero sono 25 e con noleggio del Bob o della ciambella, perché le puoi intercambiare. Parcheggio dovrebbe costare sui 11 euro di tutta la giornata. Noi dopo siamo stati anche fortunati che il parcheggiatore ci ha fatto un grande sconto e ci ha fatto solo pagare 5 euro, quindi anche, siamo anche contenti, grazie mille. Quindi cosa possiamo dire di questa pistata, di questo divertimento, di questa giornata? Ci sta, è stata una giornata molto diversa dalle altre e alla fine è una cosa carina, perché puoi anche cambiare le varie piste e non fare sempre la solita, che dopo la terza volta ti sei già stancato. Se vuoi puoi metterti tranquillamente a riposo e buttarti sugli sdrai o sulla neve oppure anche sulle panchine. C'è un grande ristorante dove fanno da mangiare e c'è anche un baretto fuori, e quindi devo dire che veramente ci sta molto il posto, mi è piaciuto e lo consiglio. Quindi se non sapete cosa fare ed è inverno e siete ancora nel periodo giusto, potete venire tranquillamente e provare a fare le stesse cose che abbiamo fatto noi, e dopo casomai ci scrivete anche un commento sopra se vi è piaciuto, se ve l'ho consigliato bene oppure se è una cosa che alla fine non è che vi sia piaciuta molto, se è una cosa che magari vi ha annoiato. E quindi noi adesso andiamo a mangiare finalmente. Cos'altro possiamo dire? Vi mostrerò magari quello che mangiamo. Vi ricordo che il ristorante si chiama Mirella, casomai vi facciamo vedere i piatti e dopo molto probabilmente faremo un giretto per il centro di Asiago. Adesso vediamo se lo riprenderò. Da Bete97 per ora è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video, mettete like, lasciate un commento, scrivete se volete vedere altri video con mia amorosa Roberta, anche perché di sicuro usciranno, magari, che ne so. Dato che lei non ha mai sciato, potremmo anche fare un video dove proviamo a farle imparare a sciare. Guarda, gli sport invernali di oggi mi è bastato. Cioè, non sono molto brava negli sport invernali. Non è molto brava, però si può sempre imparare. Lo scopriremo nei prossimi video. Non lo so per ora. Quindi da Bete97 è tutto, e anche da mia amorosa Roby. Saluti! No, non sono anche... Aspetta. Fai saluti. Saluti! No.